Progetto di oggi è una cosa molto simpatica. Questo porta penne o matita realizzato in cartoncino. Utile se si vuol fare un piccolo pensiero agli invitati del compleanno dei nostri bimbi, anche come bomboniera, no? Comunione, cresima dei nostri bimbi, possiamo confezionare un sacchettino di confetti e attaccarlo a questo grazioso portapenne o portamatite. Lo facciamo con dei toni un po' diversi, va bene sia per un maschietto, per una femminuccia, ma anche no, per un adulto ci invitano a una cena, a un aperitivo e alla padrona di casa magari possiamo pensare di regalare una cosina come questa. Allora, vediamo insieme il materiale occorrente e il procedimento. Ci servirà una striscia di cartoncino nera, vedete che qui ho già effettuato le pieghe, dopo vi spiego perché e come farle. Dicevo, una striscia nera misura 28 x 3,6. Una di cartoncino color imballo da 21 x 4. Un'altra nera da 14 x 3. E poi dei ritagli di giornale o di un libro qualsiasi, uno da 7 per 3,5 e gli altri due 6,3 sempre per 3,5. Poi vediamo nastrini, pizzi, insomma quello che ci viene in mente di mettere. Allora, per prima cosa prendiamo la striscia nera più lunga. Noi dobbiamo fare praticamente questa cosa qua, no? Per inserire la penna. A 6,6 facciamo la prima piega. E poi ne faremo un'altra a 2 centimetri e un'altra ancora ad altri 2 centimetri. Poi a 17 faremo un'altra piega, poi ancora 2 centimetri e un'altra a 2 centimetri, in modo tale che riusciamo a fare questa cosa qui. Io le ho già fatte e già piegate. Per prima cosa dobbiamo attaccare le strisce di carta. Con una colla vinilica attacchiamo questi pezzetti di carta in questa posizione, quindi manteniamo la piega, perché dopo poi una volta finito sarà così. Ok? Ora dobbiamo chiudere le alette che terranno su la penna. Sempre della colla vinilica, l'ho cambiata perché l'altra è vuota. Non faccio altro che mettere un po' di colla su una parte e chiudere così. Metto due mollettine per aiutare la colla a tirare. Devo fare questi due fori qui, no? Per far passare la penna. Abbiamo due sistemi. Questa è una mini Big Shot, per questi piccoli lavoretti. Se l'avete la fustellatrice con la fustella tonda, la utilizzate. Se no, potete fare anche in questo modo. Vi faccio un esempio. Utilizzare una semplice forabuchi, quella per ufficio. E poi inserire una matita. E piano piano girare fino ad allargare il foro per poterla far passare, vedete, da parte a parte. Ok? Io avendo la fustellatrice lo faccio con la fustella. Ed ecco il primo foro ed ecco il secondo. Adesso dobbiamo fare questa coda di rondine. Ci segniamo la metà, in questo caso sono 4 centimetri, quindi 2,
e 3 centimetri di altezza. Ok? Da questo punto, ovviamente, cosa dobbiamo fare? Tracciare la diagonale. E tagliare. Stessa cosa dobbiamo fare su questa, eh? Traccio sempre quindi le diagonali e poi taglio. Con il tampone passo un po' i bordi. Ecco, con un perforatore per angoli arrotondo leggermente la parte in alto, eh? Posso incollare adesso il portamatite al supporto. Con un punch faccio i due tondini che mi serviranno per incollare qui e dietro, dopo ovviamente aver fatto il buco. Se non avete questo, potrete sempre acquistare da un buffet o in una cartoleria quelli bianchi che servono per le pagine diciamo così, dei documenti d'ufficio e poi con un pennarello li colorate. Arrotondo leggermente anche la striscia di carta che va sul retro. Solita coda di rondine. Foro. Questa volta i salvabuchi li metto in questa tinta. Un po' di pizzo. Ed ecco qua. Dietro con una penna bianca, come questa, scriverete il vostro messaggio. Qui ad esempio abbiamo scritto, vedete? Grazie. Thank you. Prendiamo la nostra penna. Vedete, questa qui è graziosa, ad esempio, è una penna con la testina di un orsacchiotto. Ed ecco ultimato il nostro portamatita. Ecco, dietro ovviamente abbiate la cortesia di scrivere il messaggio prima di assemblare tutto, perché diventa difficoltoso scrivere qui sopra, rischiate di schiacciare queste alette. Prima scrivete il messaggio e poi assemblate tutto. Ed ecco che con pochissimi materiali e pochi minuti abbiamo realizzato un graziosissimo gadget da regalare ai nostri ospiti. E come ogni volta vi auguro buon divertimento e alla prossima!